Allora, tutti i giorni con l'oratorio, quindi gli educatori, il CSI, gli animatori, gli allenatori, quelli che abbiamo nominato prima, che avete già ringraziato voi due, io avete di fare. Va bene, allora, adesso che voi ci avete comunque dato così tanto, io faccio una cosa, scusatemi. Grazie, sì, esatto, però... Allora, qui abbiamo anche i due capitani degli oratori che poi giocheranno la partita. Antonio, è roba tua questa. Allora, diceva... perché se la tiro a me, magari me la ritira di testa, capito, dai vecchi vizi. Allora, abbiamo anche i due capitani, quindi, per l'oratorio Maria Immacolata e l'oratorio San Benedetto, questi sono i due capitani. I ragazzi... Questo è il pallone del pregara con cui poi i ragazzi faranno la partita. Calma, calma, calma. Allora, quindi prendete pure il pallone che adesso ma prima volta ci potete giocare sicuramente. Eccolo lì. Grande Marco. Ci siamo, ok. Ho finito. Sono il capitano. Allora, adesso tenete il pallone e poi potete giocare, potete tornare al vostro posto e abbiamo invece adesso noi qualcosa per voi. Io qui adesso dove mi giro con la schiena qualcuno, mi metto, faccio piccolo e me ne vado da questa parte. Abbiamo Lorenzo, credo, esatto, vedi che adesso arriva. E abbiamo una cosa che va a tutta la squadra, che adesso leggerà Lorenzo Minor, chiamiamolo così. Allora. Però se è un po' di silenzio, dimostrate che siete campioni anche in questo. Grazie a Ceci Parma. Oggi per noi è una giornata speciale perché non credevamo davvero che avremmo potuto incontrare i campioni del Parma al nostro oratorio. Ci avete fatto un regalo e siamo molto contenti. E ancora di più lo saremo quando alcuni di noi verranno a giocare sul vostro campo, prima di voi, prima di giocare di Serie A Team. Ci sembra un sogno, voi siete i campioni, voi giocate in Serie A e rappresentate la nostra città e tutti facciamo il tipo per voi. Eppure oggi siete qui con noi e questo è importante, è un impegno, perché con questo ci dite che anche noi siamo importanti per voi. Vogliamo ringraziarvi in modo semplice come si fa con un amico. Grazie a voi, al Parma e alla Junior Team Cup che ci ha permesso di conoscervi. Il Parma è una società con una grande storia. Noi ragazzi oggi vi conosciamo questo nostro diploma di amicizia e lo consegniamo con una fascia di capitano perché voi, per noi, sarete sempre i nostri campioni e amici nello sport e nella vita. Eccolo lì, così per stasera Alessandro diventa anche il capitano della Unity in campo, al contrario, ma va bene, non è un problema. Okay. Grazie Lorenzo, questo noi lo diamo a loro, così lo possono portare anche i loro compagni. Allora, accenditi, bravo. Allora, sfrutto quest'ultimo momento, abbiate pazienza, mi metto apposta, scusate, tra Alessandro e Antonio, non perché sia egocentrico, ma perché so che voi siete i due più un po' più attivi per quanto riguarda i social network, anche se lui ti dà una pista in quanto a follower, ho visto, ce n'è veramente, vabbè, voglio, lo diciamo, lui è più o meno a 30.000, tu sei, ti manca poco per arrivare a 3.000. Quindi ragazzi, 15-16, aprite i telefonini e andate sul profilo Twitter di Alessandro, dobbiamo bucare 3.000 oggi per forza. Poi però... Ma 3.000 cosa? Ah sì, eh! C'è da dire anche che non c'è niente da fare durante il giorno, non c'è da fare tante tre figlioli, capito? Ah, eccola lì, ecco, parte la risposta. In realtà quello che so, avendo curiosato un po' a spicciolata, so che voi siete un gran gruppo, avete anche una farmacia Facebook molto particolare, cioè mi sembra che il segreto di questa squadra, capitano, dimmi se mi sbaglio, è il fatto che voi siate un gruppo, veramente un gran gruppo di amici, si può dire. Sì, sì, assolutamente. Così da qualche anno l'abbiamo coltivato insieme, noi più vecchi, e
facciamo in modo che anche i nuovi che arrivano si integrino subito bene, e questa è una forza, una piccola forza in più che abbiamo rispetto alle altre squadre, sapere sempre di poter contare sul compagno che è sempre pronto a darti una mano nei momenti di difficoltà, e questo è un insegnamento che ci tengo a darlo anche a loro. Esatto. Non ho inserito per sbaglio questo argomento dei social, perché quest'anno la campagna della team ha inserito questo, in particolare lo vedete alle mie spalle, che è un hashtag, ed è il bulle è una palla, è partito, sì, prima di dire fesserie e poi non succede. Allora, il bulle è una palla, quindi proprio perché il cyberbullismo è il problema che tentiamo di affrontare adesso. A me piace ricordare un tuo collega, non si dice il peccato non il peccatore, che ha detto che a volte è più comodo fare quello che si fa per stare in mezzo agli altri senza portare avanti le proprie idee, perché è più comodo non farsi prendere in giro, evitare le prese di posizione. È vero, è più comodo, però se è anche più comodo non è la strada che vi porta a nessuna parte. Alla fine il bullo è una palla. Queste persone vi prendono in giro, ma perché, come dicevi tu, non hanno niente di meglio a fare. No, non voglio dire tu sei un bullo, ci mancherebbe altro, però il concetto è quello: portate avanti le vostre cose con il cuore, perché con il cuore, con le convinzioni, con il gruppo di cui abbiamo parlato prima, si può arrivare davvero lontano, in maniera molto serena. E queste cose potete utilizzare quindi a questo hashtag, piuttosto che raccontare, comunque voi fate le partite tra di voi della Union Team Cup, raccontatele sul sito, sulla pagina Facebook della Serie A Team, piuttosto che sulla pagina Facebook del Calcio Parma. Mettete l'hashtag il buono una palla, facciamoci sentire da questo punto di vista. Facendo così, a parte che le migliori storie, poi so che qui i nostri amici del Tridente hanno un'idea, le migliori potrebbero ricevere un premio, quindi postatele, soprattutto quando vi incontrate. Io non parlo di scontro tra due squadre, parlo di incontro tra due squadre. Giocate la partita, vedete cosa succede e raccontate quello che è successo. Questo aiuta voi e chi è meno fortunato di voi proprio ad andare avanti. Ok, siamo arrivati. Allora adesso faccio una cosa particolare, dopodiché vi lascio liberi, giuro. I capitani che sono qua, che è bellissimi da vedere tutti con la maglietta blu, prendano la via, escono di lì, venite accompagnati, adesso c'è, eccoli lì, così vi accompagno, uscita da questa porta qua. Usciamo, ottimo, benissimo. Io ringrazio Parma, ringrazio il Parma Calcio, i nostri amici del Tridente per avermi dato anche oggi la possibilità di vedervi. Voi potete uscire tranquillamente dal fondo della sala, quindi non usciamo da questa parte qua, ma uscire ovviamente dal fondo della sala. E andiamo sul campo, fino a me, chi è che diceva? E ora sul campo, basta a casa, grazie.